Oggi vogliamo riproporre un grande classico, la sfida Italia-Corea del Sud. Per fortuna però non stiamo parlando di calcio. No, anche perché la ferita dell'arbitro Moreno brucia ancora e tanto, eh? E poi, diciamoci la verità, non sono mai stato un grande fenomeno con il pallone. Neanch'io. Il duello di oggi invece riguarda due auto davvero molto agguerrite. Da un lato c'è la nostra italianissima Fiat Panda, l'auto da battere perché è la segmento A più venduta, almeno nel nostro paese. Per questa comparativa io ho scelto il mitico Pandino perché ce l'ho nel cuore, è stata la mia prima auto dopo la patente, ma al di là dell'effetto nostalgia so che oggi vincere non sarà facile perché dall'altra parte ho un'avversaria bella tosta. Puoi dirlo forte, Matteo, io per questa sfida ho scelto la rinnovata Hyundai i10. Certo non avrà i numeri di vendita della Panda, ma migliora di generazione in generazione e sono sicura che oggi darà filo da torcere al tuo Pandino. E poi lo confesso, la i10 è la mia adorata auto di tutti i giorni. Noi non ci lasciamo intimidire, vero Panda? Che la battaglia abbia inizio. Per conoscere quali sono pregi e difetti, queste due auto oggi si sfideranno su quattro diversi argomenti. Partiamo dall'agilità. Sì, anche perché questa è una delle doti più importanti per una city car ed è proprio per questa ragione che fino a poco fa siamo rimasti nel cuore del Ricetto di Candelo, uno dei borghi più belli d'Italia con i suoi stretti vicoli. Lo sterzo della i10 è davvero morbido e preciso. Sono sicura che non avrete la minima difficoltà neanche nei parcheggi più ardui. E poi, su questa versione che è la Style, ovvero il top di gamma, ci sono anche i sensori di parcheggio. Anche la Panda però se la cava alla grande. Prima di tutto c'è il famigerato tasto City che rende lo sterzo ancora più morbido nelle manovre e poi è più corta di 2 cm rispetto alla coreana e questo la rende ancora più agile. Se l'è cavata benissimo anche in quei vicoletti medievali così stretti dove eravamo prima. Devo essere sincero, su un'auto così piccola e compatta non si sente troppo la mancanza di una vera retrocamera. Certo però che i sensori di parcheggio possono tornare utili. Peccato che sulla mia Panda siano un optional. Bisogna pagarli 350 euro. In questo Francesca è stata decisamente più fortunata. Ormai anche su auto così compatte di segmento A è diventata fondamentale l'abitabilità. Andiamo a vedere qual è la più spaziosa tornando al Ricetto di Candelo. Uno dei motivi per cui ho scelto la i10 è senza dubbio l'abitabilità. Lo sapete, è il mio chiodo fisso. Io e la mia famiglia ci siamo stati tutti e quattro molto comodamente e la nostra altezza media supera il 1,80 m. Sulla i10 poi si può viaggiare anche in 5, ma è meglio che il quinto sia un bambino. Abbattendo il divanetto posteriore poi si può far entrare nella i10 quasi di tutto. Pensate che una volta sono riuscita a farci stare un tavolo e due sedie da giardino, un ombrellone e quattro scatoloni. Niente male per una city car. E tu, Matteo, che mi dici della tua Panda? Ti dico che è vero, forse io ho un po' meno di abitabilità. Vedi? Anche qui, sulla Panda, tutto sommato ci si sta in quattro. E poi posso avere anche su questa la configurazione a 5 posti, ma si paga 250 euro per avere il poggiatesta e la cintura per il passeggero centrale. In più io ho i vetri posteriori con la classica manovella, mentre Francesca anche dietro ha quelli elettrici. Ha davvero un'anima da tutto fare, la Panda. La soglia di carico è più bassa rispetto alla coreana e ho anche le barre porta tutto, non si sa mai. Il bagagliaio 218 litri è grande come quello della i10 e anche qui ho la possibilità di abbattere il divanetto con frazionamento 60-40. Anche in questo caso però è un optional e si paga 180 euro. Ma passiamo alle prestazioni. Sotto il cofano della i10 che sto guidando c'è il motore 1000, 3 cilindri da 66 cavalli. È fluido e si sente appena. La marcia più brillante è indubbiamente la seconda, mentre se si vuole andare al massimo l'ideale è sfruttare i regimi intermedi. Ovviamente le prestazioni non sono da capogiro, ma stiamo pur sempre parlando di una city car. Per lo 0-100 le bastano poco più di 15 secondi, mentre per fermarsi dalla stessa velocità le occorrono poco più di 41 metri. Ah guarda, mi spiace, ma sul motore proprio non mi batti, perché io qui sul Pandino ho una vera leggenda, il mitico Fire della Fiat che è stato aggiornato più volte. Io ho la versione 1200 da 69 cavalli, che però ha un cilindro in più rispetto a te, ne ho 4 e questo si sente perché infatti ho un po' più di coppia e soprattutto ho la coppia un po' prima rispetto alla coreana e questo mi dà uno spunto migliore.
Certo, nessuno si metterà mai a fare una drag race tra due auto così compatte, però devo dire che nell'ambiente urbano dove ci sono continue ripartenze è più bello avere un'auto un po' più scattante come la Panda. Lo 0 a 100 misurato dal nostro 100 prove non mente, io ci ho messo un secondo e mezzo in meno. La Panda pesa meno delle 10, sulla nostra bilancia l'ago si è fermato a soli 940 kg, però le prestazioni un po' più frizzanti alla fine sono andate a incidere un po' sui consumi. La percorrenza media vera, cioè quella misurata dal nostro centro prove, è di 14,5 km litro. È proprio vero, perché la media rilevata dal nostro centro prove per la i10 è di 15,5 km con un litro. E ora parliamo di prezzi ed equipaggiamenti. Su questa versione, che è la top di gamma, ci sono di serie la segnalazione della frenata di emergenza e il cruise control. Con 400 euro in più invece si può avere il safety pack, che include tra l'altro l'avviso di superamento involontario di corsia. Al centro della plancia poi c'è un touchscreen da 7 pollici. È un optional da 1000 euro, ma include il sistema di navigazione e la possibilità di cercare il punto di assistenza più vicino. La mia i10 Style ha un prezzo di listino che parte da 13.400 euro, ma sono previsti diversi sconti, pensate che possono superare anche i 2.700 euro. La mia Panda in versione top di gamma lounge costa 13.150 euro, quindi poco meno della i10. Però devo dire che poi, lo sapete, la rete dei concessionari Fiat è fortissima a fare un sacco di promozioni e sconti, quindi per conoscere il prezzo reale vi consiglio di andare in concessionaria. Con questa cifra vi portate a casa lo Uconnect, un sistema piuttosto semplice, è vero, ma ora sulla Panda Model Year 2017 c'è questo braccetto porta smartphone, una soluzione un po' basilare ma davvero comodissima, a patto che abbiate uno smartphone un po' al passo coi tempi. E poi ora c'è anche la frenata automatica di emergenza, è vero, un optional, costa 260 euro, ma Francesca sulla i10 non la può avere. Piano con gli entusiasmi però, perché io qui non posso avere neanche a pagamento il cruise control e neanche il segnalatore di abbandono involontario della carreggiata, due optional che invece sono previsti sulla i10. Allora Matteo, siamo arrivati alla resa dei conti, dobbiamo dare le pagelle. Chi ha vinto? Difficile dirlo, è stata una lotta senza esclusione di colpi. Il mio pandino è sicuramente più originale, sia dentro che fuori. Sì, ma la mia i10 è più tecnologica e meglio rifinita. Versatilità al top nel segmento A. Tanto spazio a bordo, anche per i più alti. Motore Fire imbattibile per prestazioni e affidabilità. Offre 5 anni di garanzia, cosa non da tutte. Sulla mia Panda, purtroppo, troppi optional sono ancora a pagamento. Sulla mia i10 la frizione è un po' più pesante. Nella frenata, misto bagnato ghiaccio, è andata un po' troppo lunga. Anche la mia. E la tecnologia, sulla Fiat potevano fare di più. Sulla i10 potevano mettere la frenata automatica di emergenza.